Buongiorno a tutti, io sono Mattia e oggi inizieremo la giornata insieme col Buongiorno Gesù. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dal Vangelo di Giovanni. Allora, i capi dei sacerdoti farisei riunirono il Sinedrio e dissero: Che cosa facciamo? Quest'uomo compie molti segni. Se lo lasciamo continuare così, tutti crederanno in lui, verranno i romani e distruggeranno il nostro tempio e la nostra nazione. Ma uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno, disse loro: Voi non capite nulla, non vi rendete conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo e non vada in rovina la nazione intera. Senza rendersi conto, il sommo sacerdote Caifa dice la vera ragione per cui Gesù muore. Certo, lui pensa come chi organizza un omicidio e ne calcola rischi e vantaggi, ma Gesù sa trasformare questa morte in sorgente di vita. Il suo esempio sarà poi seguito da molti altri, i tanti martiri e tutte quelle persone che hanno sacrificato la propria vita per salvarne un'altra. Se il destino di Gesù è ormai segnato, non sarà la fine, ma l'inizio del nuovo mondo, redento dall'amore. Aiutaci, Signore Gesù, ad attraversare con te i passaggi oscuri della vita. Le tenebre dell'odio, del tradimento, dell'incomprensione rischiano di travolgere anche noi. Quando ci sentiamo soli, sostienici. Quando ci sentiamo emarginati, non venga meno il coraggio. Quando lottare per il bene sembra inutile, guarderemo a te, per trovare la forza di perseverare. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona giornata a tutti.